Bene, è una tradizione avere i presidenti del Consiglio, i capi del governo agli appuntamenti di Repubblica delle Idee. Direi che è l'unico appuntamento politico in un festival culturale, ed è giusto che sia così perché si cerca nello spazio di un'ora di fare un po' il punto sullo stato del Paese. Ringrazio quindi il Presidente del Consiglio di essere venuto qui, come era venuto il Presidente Monti a Bologna, il Presidente Letta a Firenze e il Presidente Renzi lo scorso anno a Napoli per una bella discussione che avevamo fatto. Lo ringrazio anche perché forse Genova non era la città che avrebbe scelto per passare il primo weekend dopo il voto. No, sono terrorizzato del prossimo anno perché so che siete a Roma, quindi non apriamo la discussione anche su questo. Non vorrei che portasse male. No, ci sta dando una notizia. No, sono molto felice di essere qui. So che sono un po' arrabbiato perché Mauro mi ha detto che Genova sta rispondendo meglio di Firenze 3 anni fa, cosa che mi sembra praticamente impossibile, ma credo che stia andando bene, quindi bocca al lupo. Coglieremo l'occasione, direttore, per siccome ovviamente parleremo immagino di politica, però finito l'incontro io con il sindaco e con il nuovo presidente della regione Giovanni Toti andremo a vedere i cantieri sul Bisagno, nel senso che la sicurezza e la lotta contro il dissesto idrogeologico non ha colore, lo dobbiamo ai genovesi, i lavori devono andare avanti con grande decisione, quindi sarà anche un appuntamento istituzionale come è doveroso e sacrosanto che sia, indipendentemente dal colore politico. Sindaco e Presidente della Regione sono venuti all'inaugurazione di Repubblica delle Idee. Presidente, partiamo dal voto, perché lei non ha ancora avuto occasione di fare un'intervista pubblica su questo tema. Insomma, lei ha vinto o ha perso? Lei sa come la pensa Repubblica. Lei ha vinto numericamente, basta guardare la mappa dell'Italia, ha lasciato 2 regioni soltanto, se si sommano anche i voti dell'anno scorso ha vinto la grande. Ha perso, a nostro parere, a mio parere, ha perso politicamente perché si è resuscitata una destra dove il berlusconismo era in rotta palesemente e ha conquistato con un uomo di Berlusconi una regione importante che era sempre stata di sinistra come la Liguria, per l'astensionismo molto alto che il renzismo, perché lei al potere non ha saputo convertire al voto, e perché due partiti, il secondo e il terzo partito, sono due partiti che sfidano il sistema, sono anti-Europa, anti-euro. Quindi, come vede questo risultato? Beh, l'analisi sua, che ha fatto anche il giorno dopo le elezioni, è interessante, così come è interessante una discussione vera di politica. Se vogliamo parlare di politica e ragionarne a 360 gradi, trovo che molte delle considerazioni che lei fa siano da approfondire e degne di interesse. Se vogliamo ragionare sui numeri, mi dispiace ovviamente per ciò che è accaduto in Liguria, ma la discussione è che non c'è partita. Quindi, se vogliamo parlare numericamente, è evidente che il PD ha vinto. Governiamo qualcosa come in 17 regioni. Non era mai accaduto. Abbiamo un consenso nel Paese che è il più forte di tutta la sinistra europea. Però questo non basta. Non basta, e quindi, se vogliamo fare un'analisi seria, c'è un astensionismo che preoccupa perché è il segno di una distanza, in parte anche dallo strumento regioni. Se lei guarda i dati, vede dei dati profondamente diversi da dove si votava per le comunali e dove si votava soltanto per le regionali. E soprattutto la cosa che preoccupa a me, e la dico in 30 secondi, è questa. In Europa oggi noi abbiamo la sinistra che è terza in Francia, terza, dopo Sarkozy e Le Pen. Una sinistra che al momento nei sondaggi è terza in Spagna, dopo Podemos e Rajoy. Una sinistra che in Grecia ha le sembianze di Tsipras ormai, perché il Partito Socialista Greco l'ha affiliato al PS, non so quanto, credo sia al 4, forse qualcosa del genere. In Germania la sinistra, non vorrei essere mancare di rispetto ai nostri amici dell'SPD, però posso dirlo, in Germania la sinistra non tocca palla. Sono formalmente dentro il governo di coalizione, ma la guida è saldamente nelle mani di Angela Merkel. E nel Regno Unito, in Polonia, dove si è votato qualche giorno fa, qualche settimana fa, la sinistra non soltanto non è andata al ballottaggio, ma credo che sia al 5º posto, hanno i conservatori contro i nazionalisti, hanno fatto il ballottaggio e hanno vinto i nazionalisti, in modo sorprendente. E infine, l'ultimo dato, nel Regno Unito, la sinistra identitaria di Ed Miliband ha straperso le elezioni nazionali. Questo cosa vuol dire? Che, so che qualcuno di voi magari verrà un mancamento, l'unica sinistra che in Europa ha ancora dei risultati che per me non sono soddisfacenti, ma che sono positivi, è la nostra.
L'idea di perdere, di avere qualche battuta d'arresto sul tema dell'astensionismo e della lotta con Grillo e Salvini, sicuramente è un segnale che va preso con la giusta considerazione, che non va sottovalutato. Ma avete anche perso parecchi voti in termini assoluti, in percentuale, rispetto alle europee. Su questo entriamo nel merito del voto. Inviterei a non considerare le mele e le pere insieme, che detta così non è una frase particolarmente elevata. Cosa vuol dire aver perso dei voti? Prendiamo le elezioni del maggio del 14. Facciamo riferimento alle elezioni amministrative o alle elezioni europee? Faccio un esempio banale. Livorno. Il PD delle europee prende il 53,6%. Lo stesso giorno, non un anno dopo, lo stesso giorno, il PD alle comunali prende il 35%. Ci sono 18 punti di distanza. Perché? Perché mettere insieme europee amministrative non ha senso. Tu puoi comparare al massimo le europee con le politiche e le amministrative con le regionali. Livorno, che non è caput mundi, ma che è interessante per questo riferimento, quest'anno alle regionali il PD prende il 43,5%, una cosa del genere. Questo significa che, diciamo la verità, sicuramente il PD deve fare una riflessione. Posso dirglielo, direttore? Ben venga sta riflessione, eh? Ben venga, perché una settimana fa eravamo tutti a dire inizia una dittatura di 20 anni di svolta autoritaria del PD di Renzi. Oggi siamo nella modalità terapia di gruppo dentro i nostri, abbiamo perso le elezioni. Un po' di buonsenso ci aiuta sempre a rimetterci in gioco, a capire che se ci sono delle cose da cambiare vanno cambiate. Però quello che secondo me è importante da chiarire dentro la sinistra è: ma fuori dal nostro PD c'è la coalizione sociale? C'è il Podemos italiano? C'è Landini, o come c'era prima, Bertinotti, o qui Pastorino? Io credo che fuori dal PD l'alternativa sia Salvini e il centrodestra, come avete visto nella vostra terra. E quindi questa è la discussione vera da fare. Se vogliamo essere un argine all'antipolitica, dobbiamo darci una smossa, prendendo però spunto dal fatto che non c'è mai stato un partito che aveva il 40% e governava 17 regioni allo stesso tempo. E quindi, come dire, averne di sconfitte numeriche in questo modo vorrebbe dire governare praticamente tutta l'Italia. Senta una cosa, ma mettendo insieme il Veneto, dove il risultato era praticamente scontato quando si è visto la differenza tra le due candidature in campo, oltre ad altri aspetti, con la Liguria, che è particolarmente importante perché aveva votato a sinistra, è sembrato quasi che quella dichiarazione d'amore che era venuta tra il renzismo e il nord si sia rivelato in realtà come un flirt estivo. Non so se è un rapporto occasionale. Posso dirle che ogni elezione ha una storia a sé. Noi andiamo al ballottaggio a Mantova, dove 5 anni fa avevamo perso, nettamente in testa. Rischiamo un po' di più a Lecco, abbiamo una situazione non semplice a Venezia e contemporaneamente abbiamo dei risultati straordinari in altri comuni, non soltanto del sud ma anche al nord. Allora credo che se vogliamo fare una riflessione politica dobbiamo ragionare a 360 gradi di tante questioni. Com'è possibile che noi oggi, e prendiamo anche la mia parte di responsabilità, non riusciamo a raccontare all'Italia tutti gli aspetti positivi che si stanno verificando? Questo è un punto di autocritica che io devo prendermi. Com'è possibile che, a fronte di un'occupazione che fa 261.000 posti di lavoro in più in un anno, noi non riusciamo a far capire che l'Italia può ripartire? Evidentemente c'è un problema mio e del gruppo dirigente nel non offrire un racconto credibile agli italiani. Ma da qui a dire che il Nord ha avuto un flirt o soltanto un'esperienza occasionale mi sembra un pochino riduttivo. Beh, Lombardia, Veneto, Liguria, insomma, comincia a essere uno schieramento importante. Direttore, Lombardia, Veneto e Liguria sono le uniche tre regioni che governano loro. Cioè, sì. Se non vuole la svolta autoritaria, almeno tre regioni gliele lasci. Cioè, io non lo so, perché a me, no, lo dico, fermo restando che io avrei voluto vincere anche in Veneto e in Liguria, ovviamente. Ma se guardo la cartina, mi prende qualche qualche elemento di sobbalzo al cuore quando vedo, ad esempio, tutta colorata di rosso la parte del mezzogiorno. Non era mai accaduto. Sa cosa vuol dire questo? Che se falliamo è colpa nostra, eh?
E siccome il Mezzogiorno è oggi il settore che vive più di tutti la crisi, perché ovviamente l'avete vissuta qui, a Genova, in Liguria, però devo dirlo, ne abbiamo parlato più volte durante la campagna elettorale, ma non soltanto durante la campagna elettorale, molte delle crisi aziendali che si sono verificate in questo territorio, alcune delle quali, ahimè, ancora aperte, sono state affrontate. Penso agli investimenti che stiamo facendo sulla cantieristica, 5 miliardi e mezzo sulla legge navale. È tanta roba, non soltanto per Genova, ma anche per La Spezia. Gli investimenti che dobbiamo fare in questo territorio o nelle altre parti dell'Italia sono investimenti che dimostrano che l'Italia sta ripartendo, il Sud no. Quindi, se falliamo al Sud, è colpa solo nostra, è colpa solo del PD. Ecco perché, per me, la svolta in Campania, al di là delle note questioni che peraltro uno statista genovese chiamato Maurizio Crozza ben rappresentato nell'imitazione non soltanto mia ma anche di Enzo De Luca, la svolta in Campania è cruciale oggi, perché tutti i giorni voi giustamente scrivete di Severino, come giusto che sia, di impresentabili, tutte cose sulle quali, se vorrà, ne potremo parlare anche oggi. Però io, quando penso alla Campania, penso Bagnoli bloccata, penso a Pompei che sta ripartendo ma ancora non alla velocità che vogliamo. Penso a Caserta, dove la desertificazione industriale è il più grande alleato della camorra, perché se tu vuoi combattere la camorra hai bisogno di maestri elementari e di fabbriche. Penso all'Irpinia, dove possiamo fare nuovi investimenti, penso alla Napoli-Bari, penso a tutto ciò che è il porto di Napoli, il porto di Salerno, le ecoballe, la terra dei fuochi. Io penso a questo. Se noi, adesso che siamo al governo, non riusciamo a risolvere nei prossimi 5 anni i problemi storici della Campania, allora abbiamo perso. Tutto il resto naturalmente è comprensibile e pronto a discutere nel merito tutto quello che vuole, ma se posso permettere è chiaro che al nord, per come sono andate le cose, la partita è molto aperta. Ecco, io non credo che noi siamo fuori gioco al nord. Lei è la prima occasione di guardare in faccia i cittadini della Liguria che hanno voltato le spalle al PD. Che cosa è successo? Che cosa dice ai Liguri che hanno detto no al PD? Che il PD dovrà farsi carico di riflettere, perché i cittadini non sbagliano mai. Ma cos'era, una candidatura sbagliata, un'amministrazione mediocre, un ciclo finito, tutto questo insieme? Sì. Sinceramente, credo che il segnale che sia arrivato dalla Liguria per noi sia un segnale da considerare e da valorizzare. Però voglio anche essere molto sincero. Io so cosa si prova quando si perde. Io ho perso. Mi è capitato di perdere. C'è una cosa che è insopportabile. È chi maramaldeggia sugli sconfitti. Allora, è del tutto evidente che se abbiamo perso in Liguria, abbiamo sbagliato noi. Punto. Quelli che trovano alibi sbagliano. Ma è altrettanto evidente che in Liguria, come in Veneto, come nelle Marche, come in Puglia, come in Campania, come nel comune di Venezia, come nel comune di tanti altri posti di questo nostro paese, noi ci siamo affidati nella scelta dei candidati alle primarie. Allora vediamo di essere chiari. Uno, non troverete da me una parola il giorno dopo contro Lella Paita. Perché? Perché nel momento in cui abbiamo accettato di fare le primarie qui, come altrove, avere il giorno dopo che uno ha perso l'atteggiamento maramaldesco di dire è tutta colpa tua, io non l'avrò mai. Se ha sbagliato, ha sbagliato il PD e deve farsene carico il PD. Questa è la serietà nei rapporti tra persone e di una comunità che è la comunità del PD. L'atteggiamento di lavarsi la coscienza e di scaricare sugli altri è insopportabile. E vi garantisco che se c'è una cosa che fa male in politica è quando perdi rimanere solo. Per cui, me lo lasci dire, direttore, il PD, se vuole discutere di candidature fatte bene o male, deve avere il coraggio di dire se le primarie sono uno strumento che vanno ancora bene o no. Questo è il punto. Perché, lo dico qui, sapendo le polemiche che ci sono state in Liguria, è molto facile, quando si perdono le primarie, dire no, però le regole non sono state rispettate. Io avevo tutti i miei dirigenti che il giorno dopo dicevano: Matteo, hai perso con Bersani? Mandala in vacca. Questa era l'espressione tecnica giuridica utilizzata. Non si fa così. In una comunità si rispetta il risultato della comunità e se si perde si rimane dentro quella comunità.
E guardi direttore, che questo può creare delle difficoltà. Non parliamo più di Liguria, se volete. A Venezia non era mica facile per tanti di noi andare a sostenere chi ha vinto le primarie. Lei ha avuto molte polemiche con Casson, infatti. Casson ha sempre votato contro le riforme che io ho fatto. Io sono andato due volte in Veneto, perché penso che in un momento in cui dall'altra parte ci sono persone che non sanno stare dentro una comunità, perché non ci sono regole democratiche dentro la Lega, non ci sono regole democratiche in Forza Italia, non ci sono regole democratiche dentro il Movimento 5 Stelle, ci sono dei leader che decidono per tutti. E io sono accusato di essere l'uomo delle svolte autoritarie e sono quello che dice che sono il primo a inginocchiarmi di fronte al risultato delle primarie. Se vogliamo cambiare, si fa una grande discussione dentro la nostra comunità, inizieremo lunedì, e diciamo, beh, le primarie possiamo mettere in discussione. Vogliamo questo? Vogliamo dire che si fanno primarie diverse? Guardate che il prossimo anno si vota a Torino, mi aiuti direttore, Milano, Genova. Forse Roma. No, Genova, ho sbagliato, è che me l'ha abituato. Male, ma me l'ha abituato. Forse Roma. No, faccia Roma, vedi, il direttore cerca Napoli sì. Direi fermiamoci qui, che non vorrei fare gaffe ulteriori. Quindi si vota a Torino, si vota a Milano e si vota, mi sembra poco, cioè mica ha detto tre cittadelle. In queste tre città che fa il PD? Fa le primarie o non fa le primarie? Questa è la discussione. Una volta che abbiamo fatto questa discussione, però, c'è un passaggio che deve essere chiave. Quando stai dentro una comunità, rispetti le regole della comunità. Perché se no non è più un partito democratico, è un partito anarchico dove ognuno fa quello che gli pare. E voglio dirla anche un'altra, in modo molto chiaro. C'è una parte della sinistra, e questa direttore la dico perché anche con lei abbiamo spesso discusso, no? In modo molto... Per me è molto utile avere non soltanto l'occasione della festa di Repubblica delle Idee, ma anche discussioni costanti che abbiamo, perché è una bella riflessione quella su che cos'è la sinistra oggi in Italia, in Europa e, ora senza esagerare, nel mondo. La storia di questi ultimi anni dimostra che c'è sempre una sinistra che si ritiene più sinistra dell'altra, che ti spiega che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e che ha come piccolo effetto collaterale che fa vincere la destra. Ora, no, fermi, vi prego. È finita la campagna elettorale, non facciamo... Non è. Se poi volete la mia lettura della Liguria, noi abbiamo perso non soltanto a sinistra, abbiamo perso al centro, abbiamo perso con l'astensione. Chi ha votato Toti e ha scelto di dare il proprio voto a Giovanni Toti anziché a Lella Paita è stato decisivo, almeno quanto coloro i quali non sono andati a votare o che hanno votato a sinistra. Quindi non facciamo discussione sulla Liguria. Io dico soltanto, da Ralph Nader 2000... decisivo per far perdere Al Gore, fino a Bertinotti, scusate, diciamo il fino a Pastorino, da Ralph, questo potrebbe essere un libro, da Ralph Nader a Pastorino, cioè una cosa interessante. Da Ralph Nader in poi, nel mondo c'è una sinistra che immagina di poter essere più sinistra degli altri e che si limita alla testimonianza. Ora, è assolutamente rispettabile che ciò accada. Nessuno di noi ha diritto di mettere in discussione che qualcuno possa fare questa scelta. Però mi dovrà anche permettere di dire che se lei vuol cambiare le cose, occorre la sinistra che governa, non la sinistra che fa la protesta. Occorre la sinistra che non fa i convegni sul lavoro, non apre la bocca ai convegni sul lavoro, ma che apre le fabbriche in centro, che apre le fabbriche in periferia. Ecco perché io dico qui che se vogliamo ripartire l'Italia, non serve la sinistra della testimonianza, serve la sinistra del governo. Altrimenti c'è il portavoce di Berlusconi e Matteo Salvini, che sono assolutamente rispettabili, io non ne parlerò male, ma l'idea di una sinistra che, essendo più sinistra degli altri, fa perdere la sinistra riformista, per me è un'idea che non c'è soltanto in Liguria, c'è in tanta parte del nostro paese ed è stata una delle principali alleate del ventennio di Silvio Berlusconi. Bisogna, sì, avere il coraggio, però... di dirlo. Tutto lì. Però è principalmente compito e responsabilità di chi guida la barca tenere tutti a bordo, e lei spesso dà l'impressione di tenerli nella stiva, di volere che rimangano nella stiva.
come se non fosse quella della sinistra, parliamo apertamente, che viene dai DS, una cultura costituente del PD. Loro non sono degli inquilini morosi, sono padroni di casa come lei. Questo è un argomento che abbiamo toccato tante volte e che è ormai un evergreen delle nostre conversazioni pubbliche e private. A me non pare che chi viene dai DS in questo, nel mio governo abbia la, o chi viene da una sinistra che non sia la mia, cioè io sono non provengo dalla sinistra comunista. Per me il Partito Democratico è il sogno della mia vita. Cioè, per se Berlusconi grida comunista, lei non si volta. Berlusconi lo grida sempre, chi si volta è perduto, quindi non. Tra l'altro è abbastanza vabbè, lasciamo stare, se no rientriamo su Berlusconi, altro evergreen, un po' meno green, l'importante è che non sia ever. Allora, sto improvando il mio English. Allora, facciamo un passo indietro. Noi oggi abbiamo una situazione al partito e al governo che è una situazione profondamente di condivisione e di collegialità. Se devo guardare la formazione politica, vogliamo parlare di questa terra? Di Lella, di Alessandra in Veneto, di Enrico in Toscana, di Catiuscia in Umbria, di Luca nelle Marche, di Michele in Umbria, di Vincenzo in Campania. Alla faccia, su 7 vengono tutti dai DS. Vogliamo parlare di questo? Vogliamo parlare dei membri del mio governo? Di Andrea, di Roberta per restare ministri liguri? Se volete vi faccio l'elenco, ma è questa categoria dell'ex che funziona? Io credo di no. E credo anzi che ci sia dentro il cuore profondo del Partito Democratico la gente che non ne possa più di sentirsi dire ma da dove provieni e che abbia voglia di sentirsi raccontare un'idea d'Italia credibile in cui riconoscersi insieme, in cui tornare a fare dell'Italia la guida dell'Europa e possibilmente di qualcosa di più dell'Europa. Non è la provenienza. Ah, ma tu li metti in un angolo. Dipende su che cosa, direttore? Sulla legge elettorale? Sì. Sì, perché dopo anni in cui si continuava a rimandare e a rinviare, arriva un momento in cui se hai coraggio le cose le fai. Se no mandi qualcun altro, se no la politica è finita, se no non sei credibile. Abbiamo fatto 13 mesi di votazioni sulla legge elettorale, abbiamo riunito il gruppo 7 volte, abbiamo fatto 4 direzioni del partito, 2 assemblee nazionali. Era una legge elettorale che è una legge elettorale che mette la parola fine all'inciucio con il ballottaggio, era la nostra legge elettorale. O mettevamo la fiducia e sì, cambiava davvero la legge elettorale, o avremmo rinviato per l'ennesima volta e il governo non avrebbe portato neanche questo risultato a casa. Sul lavoro, sì, perché le nostre riforme sono molto più di sinistra di quelli che fanno i convegni sul lavoro e vedono chiudere le fabbriche costantemente. Questo io lo rivendico. Sul lavoro, sì, poi le dirò perché sulla scuola no. Io le dirò perché sulla scuola noi abbiamo bisogno di ascoltare. Ma sul lavoro vorrei che fosse chiaro che la sinistra di Schröder ha fatto la riforma del mercato del lavoro nel 2004, anzi, nel 2003. Questa riforma del lavoro porta oggi la Germania ad essere leader sulla competitività e sulla produzione e sulla produttività. La nostra sinistra non l'ha fatta la riforma del lavoro. Non l'ha fatta quando siamo stati al governo noi. Abbiamo fatto entrare la precarietà nel mondo del lavoro, ma non abbiamo fatto entrare la flessibilità nel mondo del lavoro del 97. La legge che abbiamo fatto quando noi eravamo al governo, era la parlo degli anni 96-98, era la legge che doveva essere l'inizio di una riflessione diversa sul welfare. Si è bloccata. E cos'è accaduto negli anni 2000? Che l'Italia è rimasta ferma perché Berlusconi si è fermato. La sinistra aveva fallito il colpo, Berlusconi non ci ha nemmeno provato. La conclusione è che noi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro. Vi ricordate la storia? 1 milione di posti di lavoro. Si sono dimenticati di dire che erano 1 milione di posti di lavoro in meno, anziché in più. Hanno fatto 927.000 posti di lavoro in meno. Ora, di fronte a questo, mi sento dire, beh Matteo, però con il Jobs Act non stiamo creando più posti di lavoro. Sta succedendo che quelli che erano precari hanno dei contratti stabili. Ora, fermo restando che secondo me non è soltanto così, ma viva Dio,
Ma cosa c'è di più di sinistra di un ragazzo che smette di essere precario ed ha finalmente un contratto che gli consente di avere il mutuo, le ferie, i diritti, le tutele? Io credo che sul lavoro aver portato a più 261.000 posti di lavoro è una cosa di sinistra, caro direttore. E credo che la tradizione operaia, operaista e la tradizione lavorativa della sinistra dovrebbe riconoscersi in chi smette di parlare di lavoro ai convegni e nei talk show e inizia a creare i posti di lavoro. Diverso è sulla scuola. Sulla scuola noi abbiamo aperto un cantiere. Ne parliamo. E sulla scuola dobbiamo parlarne, perché non è possibile che mettiamo 1 miliardo in più, assumiamo 100.000 persone, diamo più soldi ai prof e li abbiamo fatti arrabbiare tutti. Qualcosa non ha funzionato. Beh, ma scusi. E i colpevoli sono io, perché se non funziona qualcosa, io non cerco alibi, cerco soluzioni. Se qualcosa non ha funzionato è colpa mia, non ho mica problemi a discuterne. Avete dato l'impressione di trasformare le scuole in aziende private con un sindaco trasformato, con un preside trasformato in sceriffo che deve essere lì solo a intercettare finanziamenti privati. Però ho un'impressione, direttore, se l'abbiamo data, scusate. Si è trovato studenti, professori, tutti contro. Ma io non sto mica dicendo che ho fatto bene, ho fatto un capolavoro a fargli arrabbiare tutti, figuriamoci. Siamo riusciti in una operazione, ma guardate che a me fa ridere quelli che dicono: oh, ma faccio tutto bene. Io non faccio tutto bene, a me capita di sbagliare. Però la differenza è che finalmente le cose si fanno in Italia. Poi se abbiamo bisogno di approfondire, approfondiremo e cambieremo e discuteremo. Questa impressione che lei ha, e non soltanto lei ha, evidentemente è colpa di un racconto sbagliato da parte del governo. Non è mica che ci sono tutti gli altri che la pensano in un modo, vi posso dire: no, scusate, state capendo male. Un politico che dice state capendo male è da rinchiudere. Quindi è lui che si sta spiegando pronti male. Pronti a rimettere mano alla riforma della scuola? Ma noi stiamo discutendo sulla scuola, pronti a ragionarne, però lei mi deve anche aiutare. E allora, quali sono i punti aperti sulla scuola? Io ritengo che una volta finite le riforme istituzionali, legge elettorale, riforma della struttura delle province, riforma costituzionale, le cose che ci diciamo sempre, riforma del lavoro, riforma della giustizia civile, meno 20% di processi civili, la stagione dei diritti, il divorzio breve è ormai realtà, la legge sui diritti civili è finalmente in discussione in questo Parlamento e sarà realizzata come noi ci eravamo impegnati a fare, quindi su tutti i punti siamo andati avanti. Una volta che abbiamo fatto queste riforme, vogliamo dire che l'Italia del 2015 o del 2020 avrà un futuro soltanto se scommette sul capitale umano, sull'intelligenza delle persone e quindi sulla scuola? Su questo sono d'accordo tutti. Bene, come lo facciamo? Noi abbiamo detto, mettiamo in campo 100.000 insegnanti in più. Si è aperta la discussione su chi dobbiamo assumere. È comprensibile, eh? Io non faccio ironia su questo. Ci sono insegnanti che sono stati presi in giro dallo Stato. Perché quando tu hai gli abilitati TFA, quelli che sono più arrabbiati di tutti con noi, che dicono: ma noi ci avete fatto fare un corso per l'abilitazione, abbiamo dovuto pagare 2.500-3.000 euro, saremo arrabbiati oggi? Sì, li capisco io. O quelli che hanno fatto le scuole di specializzazione, che sono precari da 15 anni. Quindi noi conosciamo che esiste questo problema, non l'abbiamo creato noi, sappiamo che esiste. Oggi lo dobbiamo risolvere. Mettiamo i soldi in finanziaria per 100, in legge di stabilità per 100.000 insegnanti in più. E diciamo, se facciamo l'organico funzionale, come possiamo smuovere questi insegnanti? Come possiamo dire che se c'è un insegnante bravo deve prendere un po' di più di un insegnante che invece perde il tempo, come avrebbe detto Don Milani, bestemmia il tempo dei nostri ragazzi? Chiaro, si tratta di discutere. Qualcuno dice dobbiamo fare una commissione per valutare il merito degli insegnanti. Qualcuno dice no, dobbiamo considerarlo salario accessorio e lasciarlo alla trattativa sindacale. Io su questo non sono d'accordo. Il merito non può essere una trattativa sindacale. O sei bravo e qualcuno se lo riconosce, oppure è una trattativa sindacale che è un'altra storia. Qualcuno dice facciamo votare i genitori e gli insegnanti. Oggi, nella formulazione, il merito lo decidono i genitori e gli insegnanti. Vi domando, vi convince? Ve lo dico perché è una modifica, non era la nostra proposta. A me non convince molto, perché parto dalla mia esperienza di padre. Prima parte, penso a quando ero studente, io lo racconto spesso. Ero studente, facevo casino, mio padre dava colpa a me e difendeva l'insegnante. La mia generazione di genitori, quando il figlio viene rimbrottato dagli insegnanti, e non applaudite perché lo facciamo anche noi, spesso dà ragione al figlio e non all'insegnante, e questo è sbagliato. È sbagliato, è ingiusto. Allora, si tratta di discutere nel merito di una cosa bella, direttore, la scuola italiana.
ci metteremo una settimana in più, ci ascolteremo. Però se mi chiedete sulle riforme elettorali dovevi stare ad aspettare che la microcomponente della minoranza avesse a cuore il numero dei collegi, non andava bene 100 ma 95, quando da anni gli italiani sono stufi delle prese in giro dei politici, io ho detto arriva un momento in cui chi ha responsabilità deve tirare dritto. Sul lavoro abbiamo tirato dritto e i risultati si vedono, sulla legge elettorale abbiamo tirato dritto e i risultati si vedono, sulla scuola discuteremo, perché non pensiamo che si possa fare la riforma della scuola senza il massimo coinvolgimento possibile, ma non cederemo nemmeno a chi dall'alto delle proprie rendite di posizione pensa che la scuola sia intoccabile, perché la scuola italiana ha bisogno di più risorse per l'edilizia, le stiamo mettendo, ha bisogno di più professori per evitare quello squallore che sono le classi pollaio, perché chi va a scuola sa che avere 34 ragazzi in classe è una norma della Gelmini che va cambiata, e la cambieremo, anche se creerà dei problemi di natura economica, ma la cambieremo. Questo è un impegno che io prendo in modo totale, la modifica della legge sulle classi pollaio. Però parliamoci chiaro, in tutta Europa stanno discutendo sulla scuola, in Francia, in Cile è venuta la Bachelet, mi ha detto, sa, noi abbiamo un po' di proteste di piazza sulla scuola, io ho detto, a me lo dici, cioè, vieni a parlare, come di corda in casa dell'impiccato, cioè, vieni, però la portiamo a casa, perché la scuola è il futuro di questo paese, e dopo anni in cui hanno tagliato posti per gli insegnanti, hanno tagliato soldi per l'edilizia, noi, cercando di coinvolgere il più possibile le persone, e se no faremo con chi ci sta, porteremo a casa un risultato serio nell'interesse dei nostri figli. Chi non investe sulla scuola è un paese finito. Senta, affrontiamo i casi che riguardano la corruzione e la legalità. Io ho trovato improprio... Ci voleva una botta d'allegria. E lo ha scritto... sono cose a cui non si può sfuggire da parte del governo e del segretario del PD soprattutto. Io ho trovato molto improprio che la Commissione Antimafia scomunicasse un capolista a poche ore dal voto. Lo ha scritto Roberto Saviano su Repubblica. Però per onestà, dove comincia l'improprietà? Mettere capolista De Luca, che si sa che non può esercitare il compito di presidente se eletto... associare al PD delle liste con dentro degli impresentabili, dà l'impressione che siate rimasti con le mani in mano mentre tutto questo avveniva. Lei può prendere adesso l'impegno che non farà legge ad persona per risolvere il caso De Luca? Assolutamente sì. Il tempo delle leggi ad personam è finito, direttore. È un'altra stagione politica, noi non facciamo nessuna legge ad personam. Ma perché è avvenuto tutto questo? È avvenuto tutto questo perché c'è perché una non legge. Ci avete pensato, scusi, prima? Direttore. No, ma scusi. Ma no, però ci arrivo. A Napoli c'è un sindaco che si chiama Luigi De Magistris, che è esattamente nella stessa condizione del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Hanno entrambi una condanna di primo grado. Non vorrei essere improprio nella formulazione, mi pare che siano entrambi per abuso d'ufficio, però lo dico cioè verificato. Hanno due reati, non reati di corruzione, non reati di concussione, due reati per i quali in primo grado sono stati condannati. La Severino prevede che vi sia la sospensione e quindi il governo farà ciò che deve fare a norma di legge. Ma il magistrato, sia amministrativo nel caso di De Luca che ordinario in un caso analogo in Puglia, hanno poi bloccato la sospensione fatta dalle autorità politiche. Già qui uno si è addormentato, perché c'è una norma che viene sostanzialmente disapplicata, non vorrei utilizzare termini che giuridicamente sono meno che corretti, ma comunque che viene contestata da altre realtà del Tribunale. È evidente che questo pone un problema, ma andare oggi a modificare la Severino sarebbe un atto ad personam, e noi le leggi ad personam in Italia è l'ora di dire che non si fanno più, punto. Qual è il punto centrale però rispetto alla considerazione che fa il direttore? Che c'è una contraddizione, non c'è dubbio. E che il PD deve farsi carico di questa contraddizione. Se c'è una cosa sulla quale mi mangio le mani, vi parlo con il cuore in mano, cioè è inutile che vi faccia discorsi tutti costruiti, che noi in un mese abbiamo portato a casa. Legge più dura sulla corruzione.
Era un impegno, si ricorda, io scrissi a Repubblica un mese dopo essere diventato primo ministro in risposta proprio a un articolo di Roberto Saviano. Avevamo preso degli impegni, in quel caso con i lettori di Repubblica, con il direttore Mauro, con Saviano, con tutti coloro i quali leggono il quotidiano Repubblica, e li abbiamo portati a casa tutti, perché c'era legge sul falso in bilancio. C'è chi in Italia il falso in bilancio lo ha sostanzialmente depenalizzato e chi, il PD, lo ha rimesso dentro l'ordinamento. Legge sui reati ambientali, che prima non c'era in Italia. Per la prima volta c'è una legge che prevede che chi, non soltanto chi inquina paga, ma che ha un valore criminale un reato di natura ambientale. Legge sull'autoriciclaggio, non c'era, l'abbiamo messa noi. Per far che cosa? Per andare a dire, tra l'altro, non soltanto per l'autoriciclaggio, che chi ha preso i soldi e li ha portati in Svizzera e in Vaticano, e abbiamo firmato due accordi con gli svizzeri e con il Vaticano, i soldi li riporta indietro, perché è l'ora di dire che le tasse vanno pagate tutte, tutti, non soltanto tutte. Legge sulla prescrizione, c'è chi si affida alla prescrizione per far saltare i reati e chi allunga i tempi della prescrizione, come ha fatto il PD. Abbiamo fatto tutto sto po' di roba, noi che siamo quelli che hanno fatto l'autorità nazionale anticorruzione con Raffaele Cantone, prima non c'era, adesso c'è, e abbiamo dato l'impressione di timidezza. Cioè, paradossalmente, grande problema di comunicazione, abbiamo fatto tutta una serie di cose giuste, belle, per dire che la legalità è il principale valore, e abbiamo fatto una campagna elettorale tra le più cupe degli ultimi anni, tutta incentrata su contraddizioni che dai territori venivano forti. Ora, che avete lasciato crescere. Che abbiamo lasciato crescere noi e che, come dire, non abbiamo gestito con la sufficiente energia. Voglio però dire anche con molta franchezza che Enzo De Luca ha un problema legato a un abuso d'ufficio che non ha niente a che vedere con la camorra, con la corruzione, con... questo deve essere molto chiaro, né lui né De Magistris, perché sennò siamo due pesi e due misure, nemmeno De Magistris. Stiamo parlando di una realtà che è una realtà nella quale vediamo se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come noi speriamo, si andrà a sentenza definitiva, passata in giudicato, e vedremo se questo reato sarà confermato o, come io spero e penso, no. Qual è il punto però delicato? Che dopo anni di lotta finta alla corruzione abbiamo fatto un capolavoro di norme, posso dirlo, io non ci credevo che in un anno avremmo fatto tutta sta roba qua. Non ci credevo, non pensavo che ci fosse sufficiente maturità nel Parlamento. L'abbiamo fatta e non possiamo raccontarla perché siamo entrati in un loop nostro per primo di tensioni e di contraddizioni che di per sé hanno ben poco a vedere con la vicenda campana. Perché, scusi, in Campania io ho sciolto un ASL, per la prima volta nella storia italiana abbiamo sciolto un ASL per camorra. Noi sulla legalità non abbiamo da prendere lezioni, però abbiamo sbagliato, è bene dirlo, in un racconto, perché abbiamo dato l'impressione che questo non fosse una priorità, e invece lo è. Detto questo, la battaglia quotidiana contro la camorra Enzo De Luca l'ha sempre fatta a Salerno, continuerà a farla in Campania. E voglio dire a voi che magari non avete votato PD per le ultime tensioni, gli ultimi giorni uno apriva il giornale, Bindi contro De Luca, se le sono dette di tutti i colori, una scena, direi, tecnicamente parlando, come imbarazzante, perché ovviamente a quel punto, quando vedi una situazione del genere, chi è che non cambia canale? O se lo guarda si arrabbia ancora di più, quindi normale. Però voglio dire a ciascuno di voi che la battaglia perché la terra dei fuochi, perché la camorra in provincia di Caserta, e non soltanto provincia di Caserta, perché la riorganizzazione di un sistema di efficienza nella sanità del Mezzogiorno, in particolar modo campana, saranno la priorità del lavoro del PD. E saremo giudicati su questo. Perché se tra 5 anni saranno solo chiacchiere, il PD a questo punto in Campania e in Italia è spacciato. Ecco perché la questione del Mezzogiorno, dopo i risultati delle regionali, è chiave e decisiva. E se abbiamo sbagliato sottovalutando qualcosa, cercheremo di migliorare, perché non c'è dubbio che abbiamo dato un'impressione pessima. Su Roma... Messe tutte insieme. C'è talmente tante di queste storie che... No, su Roma... Uno potrebbe aprire... Su Roma c'è parecchio da dire, ma deve ancora precisare un punto, può farlo molto brevemente. C'è chi sostiene, tecnicamente,
basandosi su una sentenza della Consulta del 2008, che lei non deve attendere che le venga comunicata la proclamazione, perché la proclamazione è un atto pubblico, quindi la sospensione deve intervenire immediatamente. Se lei lascia costituire la Giunta, secondo questa interpretazione, sarebbe un atto nullo. Se le dico cosa mi dicono gli avvocati dell'altra parte, dicono che essendo la Severino una legge del 2012, che ci sono tutta una serie di procedure già stabilite, noi dobbiamo aspettare che il prefetto di Napoli, ricevuto la convalida, ci comunichi. Quando ci comunicherà l'avvenuta proclamazione, noi riuniremo il Consiglio dei Ministri per procedere agli atti necessari. In quel caso immagino che il Presidente della Regione Campania adirà immediatamente un tribunale, De Magistris ha adito il Tribunale Amministrativo, perché il Tribunale Amministrativo gli ha dato la sospensiva, ma in realtà in Puglia hanno adito il Tribunale Ordinario. È evidente che va anche riformata la giustizia, perché una roba in cui chi sbaglia paga e chi non sbaglia non paga ci vorrebbe prima o poi in Italia. Lo stiamo facendo, però l'aspetto formale e tecnico non ci sarà nessun favoritismo. L'aspetto politico, direttore, molto chiaro, è questo Paese ha bisogno di regole più chiare e più semplici. Noi stiamo dando, sinceramente, qualcosa più che l'impressione, me la faccia dir male, noi stiamo rischiando di guardare il dito mentre il problema è la luna. C'è in Italia una parte consistente dell'economia che è in mano alla criminalità organizzata. Questa battaglia va fatta quotidianamente, giorno per giorno, casa per casa, porta a porta, contro non soltanto la corruzione, che è particolarmente squallida, beh, oddio, corruzione è sempre squallida, non so se si possono fare delle graduatorie, ma quando vai a lucrare sui poveri disperati che muoiono, credo che sia la cosa, non sarei messo a definirla peggiore, perché in realtà chi è corrotto fa sempre schifo. Lo squallore c'è sempre, se ci fosse una scala di squallore, posso dirvi che le vicende di queste ore che vengono tra Roma e la Sicilia essenzialmente per la gestione del business degli immigrati mi portano a dire che stiamo superando il livello di guardia dello squallore. Però è anche vero che non facciamo finti tonti. Se diciamo che ci sono 60 miliardi di corruzione, io sono felice quando trovo uno che dice bene, c'è un'indagine, abbiamo sgominato una banda di corrotti, perché non si può fare allo stesso modo quelli che dicono ci sono 60 miliardi di corruzione e poi ci stupiamo se vengono fuori. O portet ut scandala eveniat, sì, bisogna però che gli scandali vengano fuori, e senza pietà chi è stato condannato, chi sarà condannato, deve uscire definitivamente dalla politica. Non sì, gli vogliamo rivedere come selezione. È successo al signor G a dov'era? Torino, no? Sì, beh, lo rivediamo ritornare vent'anni dopo, come a dire noi abbiamo il know-how della corruzione, delle tangenti, sappiamo come si fa, insieme ai suoi compagni che erano i referenti della Democrazia Cristiana e degli altri partiti. Non c'è dubbio. Ma senta una cosa, c'è un problema... Chi li ha commissariati però quelli a voi? Cantone. Sì. Cantone un anno fa non c'era. Cioè, c'era Cantone fisicamente. Però credo. Non si può delegare tutto alla magistratura, ex post, non si può delegare tutto a Cantone con i suoi giudizi sugli appalti che per fortuna vengono dati. No, ma senta una cosa, c'è un problema. Mi è venuto fuori per questo. Si cambi la giacca e metta quella di segretario del PD. C'è un problema di selezione dei gruppi dirigenti. E come si fa a selezionare? Facciamo le primarie o cambiamo totalmente? Perché no, questo è un tema vero. No, voglio dire, il caso di Roma è drammatico per due ragioni, a mio parere. Non soltanto perché si lucra sui migranti. Sì, e sono d'accordo. Ma per la subordinazione della politica rispetto al malaffare. Ve lo firmo. La politica è diventata gregaria del malaffare. Gregaria. Ha letto le intercettazioni, cosa dicono? Dicono, ma questo, dato che comunali paghiamo, non può pretendere di comandare l'assessore, lo comandiamo noi. Gli assessori o si comprano o si cacciano. Quindi c'è un problema di subordinazione della politica. E poi c'è un problema che il PD è infiltrato a Roma, è compromesso come la destra. Ora, io non ho mai pensato che ci siano, per definizione, dei partiti che siano per definizione migliori degli altri. C'è un problema di storia e c'è un problema di narrazione che noi facciamo di noi stessi e che altri fanno, e c'è un problema di sensibilità diverse delle opinioni pubbliche. Lei questo lo capisce, che si riverbera poi sul consenso. Ora, a Roma voi avete un problema, come dice Le Cappa oggi nella sua vignetta, grande come una mucca. No, immaginate. È grande come un elefante, però la riflessione che fa il direttore è una riflessione molto interessante, perché apre una discussione. Uno,
in questi anni la politica non ha toccato palla in molti casi. E non avendo toccato palla, ha consentito, quando le cose andavano bene, ai tecnici di governare. Quando le cose andavano male, ai ladri di rubare. Talvolta anche politici, talvolta tecnici, spesso politici. E io mi vergogno quando vedo intercettazioni, quando leggo intercettazioni come quelle a cui lei faceva riferimento. Immagino quanto si vergognino i cittadini di Roma. Pensare che la città della lupa diventi la città della mucca è assolutamente, assolutamente inaccettabile. Però è anche vero che bisogna saper distinguere, direttore. Perché la differenza tra giustizialismo e giustizia è che chi dice che sono tutti uguali, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Non può essere se non colui il quale vuole che tutti salvino la pelle. Mi spiego. Una cosa è dire che il PD deve fare i conti con se stesso. Mi metto la giacca da segretario del PD. Il PD ha commissariato Roma. Ha preso le ruspe, potremmo anzi chiedere il copyright al felpato Salvini. Noi a Ostia abbiamo portato le ruspe per liberare l'accesso al mare. Lo ha fatto il commissario del PD Orfini e il commissario del PD Esposito. Naturalmente era nato un muro abusivo, non si vedeva più il mare. Non si vedeva il mare, avevano chiuso l'accesso al mare dei romani. Noi siamo andati, noi, Esposito, torinese peraltro, senatore anche leggermente juventino, so che questa cosa la colpisce, leggermente un drugo, cioè uno di quelli che va in curva, ha preso e con la ruspa ha buttato giù il muro abusivo di Ostia. Allora, potevamo fare di più? Sì. Potevamo accorgercene prima? Sì. Abbiamo fatto niente? No, abbiamo fatto qualcosa. Perché quando lei mi dice, non possiamo fare con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, se non c'era l'Autorità Nazionale Anticorruzione, non venivano fuori casi come quello di Mineo. Non veniva fuori casi come quello del Mose, o meglio, la risoluzione dei problemi del Mose. Se non c'era le scelte, se non c'erano le scelte che abbiamo fatto sull'Autorità Nazionale Anticorruzione con Raffaele Cantone, non si faceva l'Expo. Perché quando noi siamo arrivati, due settimane dopo, fioccavano arresti, avvisi di garanzia sull'Expo. L'Italia, direttore, è divisa tra quelli che, vedendo che le cose vanno male, le commentano, le esasperano, le esaltano, vanno nei talk show a litigare, a dire va tutto male, e chi prova a cambiarle. Sono stati sufficienti i passi che abbiamo fatto? Evidentemente no. Perché? Perché il presidente del municipio di Ostia arrestato, fermo restando che c'è anche per lui, come per tutti gli altri, la presunzione di innocenza, come ovvio che sia, noi l'abbiamo fatto dimettere, mi pare, 3 mesi fa, 4 mesi fa. Il presidente dell'Assemblea Capitolina l'abbiamo fatto dimettere, noi, 5 mesi fa, 6 mesi fa, adesso non ricordo bene le date. È un lavoro di pulizia che al nostro interno stiamo facendo. Però bisogna prendere atto che se vogliamo far pulito in Italia non si risolve in un anno la questione della pulizia in Italia. Bisogna avere il coraggio di andare porta a porta, casa per casa, a combattere contro la corruzione. Farlo con leggi più dure, farlo anche educando i nostri figli, che la strada della scorciatoia non è la strada migliore. E bisogna avere il coraggio di una grande battaglia educativa e culturale, smettere di dare il messaggio che l'Italia è il paese dei furbi. Quando io dico bisogna investire sul merito, non sto dicendo che voglio le graduatorie del merito a scuola come altrove, sto dicendo che se passa il concetto che in Italia vanno avanti soltanto i raccomandati, gli amici degli amici e quelli che trovano le scorciatoie, questa è l'anticamera della corruzione. Se invece noi possiamo finalmente dire che chi è più bravo va avanti, chi ha parità di accesso, perché bisogna parità di accesso a tutti, poi ha più filo da tessere e se la gioca meglio va avanti, se noi affermiamo un'Italia che non è soltanto per i raccomandati e per i furbi, ma è un'Italia che dà finalmente spazio al merito e alla qualità delle persone, questo è il vero modo per combattere la corruzione. Io penso che la sfida sia tutta qui. Lei è un sottosegretario... Lei ha un sottosegretario, qui ritorna a capo del governo, del nuovo Centro Democratico, Castiglione, che è indagato in un'inchiesta che non è quella di Mafia Capitale, ma che è collegata, che c'è uno stesso personaggio chiave, Perno, che è questo famoso Devine, che si può trovare sulle pagine di Repubblica, fotografato dall'inchiesta mentre conta le mazzette dei soldi.
Questo sottosegretario è accusato, quando era presidente della provincia di Catania, di aver turbato un'asta sempre sul business degli immigrati, avendo Devine come consulente. Lei ha risposto dicendo: non siamo giustizialisti, aspettiamo, non si manda a casa una persona per un'iscrizione al registro degli indagati. Ma qui dietro c'è una valanga su questa vicenda. Però, scusi, e anche sul Campidoglio c'è l'impressione che sventoli bandiera bianca. Arriviamo, si può reggere una situazione così? Mi fa rispondere sul punto di Castelli, perché questo è un punto sul quale non sempre abbiamo la stessa opinione, o magari sì, per carità. Io ho anche un padre indagato qui a Genova. Lo dico perché se dovessi ragionare di avvisi di garanzia, io dovrei dire che i miei figli non devono vedere il loro nonno. Invece sono passati 8 mesi e la Procura di Genova ha detto no, bene, ha fatto la richiesta di proscioglimento. Questo cosa significa? Ho 5 sottosegretari con l'avviso di garanzia. 5, non uno. Alcuni anche del PD. 1, 2, 3 del PD. Io penso che, siccome credo nella Costituzione e ho giurato sulla Costituzione, un cittadino è innocente finché non viene provato il contrario. Questo per me è il discrimine tra giustizia e giustizialismo. Non mi troverà mai dalla parte di quelli che chiedono un avviso di garanzia, significa una richiesta di dimissioni. Non lo farò mai, direttore. Sono quello che ha suggerito al signor sindaco di Venezia di andarsene immediatamente quando ha patteggiato. Perché se sei colpevole, e se patteggi sei colpevole, a casa, subito. Ma finché ho giurato su una Costituzione che prevede la presunzione di innocenza, a meno che non ci siano evidenti reati o motivi, più che reati, evidenti motivi di opportunità, per me si rispetta il principio di diritto. Lo dico perché per 20 anni non è stato così. Perché per 20 anni è bastato un avviso di garanzia per decretare la fine di una persona. E io trovo che questo sia indecente. E le aggiungo una cosa, direttore. Siamo quelli che hanno fatto la legge più dura sulla corruzione, la legge più dura sulla prescrizione, la legge sull'autoriciclaggio, sul falso in bilancio, ve l'ho fatto prima l'elenco, fate conto che ve l'abbia ripetuto, se no vi addormento. Siamo anche quelli che hanno fatto, uno, la legge per la responsabilità civile dei magistrati, due, la legge per cui la custodia cautelare è possibile solo in casi di comprovata esigenza, perché l'idea di prendere un cittadino innocente, andare a prenderlo in casa davanti ai figli, schiaffarlo in galera e poi dopo 9 mesi, è successo a degli imprenditori, l'avete dato conto anche voi sui giornali qualche mese fa, qualche anno fa, penso alla vicenda Fastweb, c'è un bellissimo libro, Io non avevo l'avvocato, di un manager legato a scaglia di Fastweb. Bene, noi siamo la terra di Beccaria del diritto. Allora, mentre diciamo pene più dure per chi corrompe, so che non prenderemo voti dicendo che ormai non si è già votato, sicché lo dirò sempre e comunque, noi siamo dalla parte della giustizia e non del giustizialismo. E su questo l'avviso di garanzia, se uno da presidente della provincia ha un avviso di garanzia, spero che possa dimostrare che lui non c'entra niente e parte dal presupposto che lui è innocente. Se viene condannato va a casa, come è giusto che vada, ma quando viene condannato dai giudici, non dai politici e non dai giornali. Questa è una differenza profonda che io ho e che sento di dover rimarcare. Campidoglio è più difficile. Brevemente, Marino, Zingaretti sono le persone che hanno, come ha spiegato secondo me molto bene Matteo Orfini, oggettivamente oggi tutte le accuse e le critiche, ma sono quelli che hanno dimostrato con il proprio lavoro di essere totalmente altro rispetto a questa cricca. Zingaretti lo ha detto con molta forza, 4 miliardi se ho letto bene, adesso il governatore del Lazio ha detto, Nicola Zingaretti, io ho fatto 4 miliardi di appalti, non c'è una roba su cui mi possono dire che ho fatto qualcosa per difendere qualcuno o qualcun altro. È chiaro che la discussione è molto forte nella città di Roma. Penso che ciò di cui abbiamo bisogno è soltanto una cosa: riconoscere i colpevoli veri. Per troppo tempo si è sparato sul mucchio e si è detto sono tutti uguali. Quando mi dicono il PD è coinvolto, io dico ditemi chi del PD è coinvolto. E chi è coinvolto lo cacciamo, e se deve andare in carcere ci sta dentro fino all'ultimo giorno. Ma l'idea che siano tutti uguali e che si faccia di tutta l'erba un fascio è il più grande regalo che noi possiamo dare a chi, piaccia o non piaccia, punta sull'impunità. Noi siamo partiti raccontando proprio una storia del passato. Dopo 20 anni, nella vicenda del Mose, sono tornate le stesse persone di 20 anni fa. Perché?
Perché diciamo la verità, anche Tangentopoli, che ha fatto pulizia in Italia, e meno male, talvolta ha dato l'impressione di puntare più semplicemente a una grande operazione di moralizzazione pubblica come messaggio che non all'arresto dei colpevoli. Io sono di questo avviso. Se tu rubi, non dico butto via la chiave perché la galera ha altre funzioni a norma di Costituzione, ma se tu rubi fino all'ultimo giorno stai dentro e non fai come ha fatto un ex presidente di regione del Nord che patteggiando se l'è cavata, che patteggiando ho rubato 12, restituisco 6. Oh, hai rubato 12 milioni? Restituisci tutto, compreso gli interessi, fino all'ultimo giorno. E se patteggi, stai in carcere fino all'ultimo giorno. Perché è giusto che se patteggi tu abbia lo sconto di pena, ma lo sconto di pena non vuol dire che prendi in giro tutti gli altri italiani. Questo è secondo me il punto chiave. Chiarezza sui responsabili e pulizia totale. Chi non è responsabile ha il diritto di difendere la propria dignità e di non essere massacrato mediaticamente insieme agli altri. Per me questo è un punto di civiltà giuridica. Senta, ogni tanto c'è la discussione se il governo arriverà fino al 2018 o se si voterà prima. Penso che ogni tanto lei abbia la tentazione di votare anche per prendere quella legittimità, se sarà capace a prenderla, del suffragio dei cittadini. Ma io penso che deciderà la crescita, deciderà la fine della crisi, la durata del governo, che lo deciderà soprattutto il problema capitale che abbiamo avuto in questi anni, dal 2007, che è il problema del lavoro. Ora, ci sono dei segni che sono ancora disomogenei, quindi sono ancora incoerenti, ma sono tuttavia costanti, che c'è un'inversione di tendenza, per cui noi cominciamo a dire sul nostro giornale che probabilmente il peggio della crisi è passato e ci sono dei segnali positivi anche sull'occupazione. Vorrei che lei si prendesse la responsabilità di dire in pubblico se siamo fuori dalla crisi, ma vorrei anche che riflettesse su degli altri dati che sono arrivati stamattina, che lei probabilmente conosce. Tra disoccupati e sfiduciati, 7 milioni di italiani sono a casa e la metà dei laureati non trova lavoro prima di 3 anni. Siamo fuori dalla crisi? No. Tutti vi dicono, vediamo la luce fuori dal tunnel, per cui la famosa barzelletta è il treno in galleria. Signora, non rida così, era vecchia questa. Visto la signora entusiasmarsi, cioè ce ne sono di migliori. È vecchia ed è triste. No, non è bellissimo. Non siamo ancora fuori dalla crisi. Saremo fuori dalla crisi quando recupereremo un posto di lavoro in più di quelli che abbiamo perso nei 5 anni dei tre governi precedenti. Se io guardo dal governo dal 2008 al 2013, noi abbiamo perso, lo dicevo prima, 927.000 posti di lavoro. Dirò che siamo fuori dalla crisi in quel momento lì. Non mi basta dire dopo 11 trimestri l'Italia è tornata a crescere. De che? Cioè, sì, 0,3% positivo, ma la crescita ce l'hai se torna il lavoro. Ecco perché mi permetto di dirle, caro direttore, che nella grande discussione sulla sinistra, ora vedo un contatore dirci che dobbiamo far veloce, ma nella grande discussione sulla sinistra sarebbe molto interessante ragionare del reddito di cittadinanza, che per me è una cosa incostituzionale. Lei sa che, meglio di me, l'articolo 1 della Costituzione dice una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E in questi anni abbiamo capito cosa voleva dire. E abbiamo capito quanto fossero intelligenti e, direi, non dico preveggenti, ma sicuramente visionari i nostri padri fondatori. Però dire che il compito della politica è dare un assegno a chi non ha lavoro, per me è la cosa meno di sinistra che esista. Compito della politica è creare le condizioni perché ci sia un lavoro per tutti, non che ci sia l'assistenzialismo per tutti. E quando mi vengono a dire che la soluzione è, perché attenzione, se uno sta fuori, ha difficoltà, ha perso il lavoro, giustissimo farsene carico, la comunità è solidale, Ma l'idea che siccome sono cittadino ho diritto a un reddito significa negare il principio per il quale il grande messaggio della sinistra su cui vincerò, io spero, le prossime elezioni, è che l'Italia deve diventare un paese non dei furbi e dei corrotti, ma in cui chi ci vuole provare ce la fa e chi lavora duro ce la può fare e chi lavora duro può tornare ad avere quello stesso spirito che hanno avuto i nostri padri portandoci fuori dalla crisi. E allora non siamo fuori dalla crisi. Saremo fuori dalla crisi quando non saranno più 261.000 i posti di lavoro in un anno, ma saranno più 928.000. Quindi c'è ancora molto da fare. Credo però, direttore, che
dovremo affinare una discussione in Europa. Ecco, lei qui ha detto al Festival dell'Economia a Trento, se facciamo le riforme, a settembre andiamo in Europa, non dico a fare casino, ma qualcosa di molto simile. E poi ha spiegato, andare avanti con l'austerità così come oggi è impossibile. Che cosa pensa di poter fare? Posso essere schematico al limite dell'insopportabilmente superficiale? Anche perché abbiamo altre cose di cui parlare. Ah, bene. Allora, non vorrei che Toti mi aspettasse al cantiere del Bisagna. Vabbè, perché ridete, è la verità, ho pensato lì. 30 secondi di numero. L'Italia in questi anni ha fallito per due motivi. Uno interno, perché non ha fatto le riforme che aveva promesso e che gli altri paesi hanno fatto. Uno esterno, perché l'Europa ha sbagliato strategia. E mentre l'America di Obama, i democratici che piacciono a me, la sinistra che piace a me, ha investito sulla crescita e sull'occupazione, l'Europa dell'austerità e dei fiscal compact ha scelto una strada tutta legata al rigore. Questi sono i due motivi di fallimento, ma l'Italia, avendo perso credibilità, non poteva andare in Europa a dire cambiare strada dopo che per anni si era dimenticata di fare le riforme. Fare le riforme, legge elettorale, riforma della pubblica amministrazione, riforma della Costituzione, che è la più importante di tutto, riforma del mercato del lavoro, riforma della giustizia civile, sistema fiscale, riorganizzazione della scuola e dell'università, sono le premesse per poter dire, ehi, noi le nostre cose le abbiamo fatte. Voi le avete fatte nel 2003, tedeschi? Bravi. Noi le abbiamo fatte adesso, però le abbiamo fatte. Adesso c'è o non c'è la volontà di discutere del futuro dell'Europa in un momento in cui in Polonia vincono i nazionalisti, nel Regno Unito si vuole andare al referendum, in Francia la forza della sinistra è la terza perché si battono al primo posto Sarkozy con la Le Pen. Da noi stessi, che pure vinciamo, abbiamo forze anti-euro o anti-Europa che sono così forti. Poi credo che, pensando a quanto stanno crescendo le nostre aziende, specie al nord, sull'export, credo che se uno continua a dire usciamo dall'euro, gli prendono il lettino, lo fanno stendere e lo portano in psichiatria generale, perché è del tutto evidente che noi dobbiamo smettere di pensare che il nostro nemico sia l'euro. Il nostro nemico è l'incapacità italiana di saper essere player globale nel mondo. E in un paese che vive la globalizzazione, altro che la secessione, che parlano di secessione, il futuro nostro è la globalizzazione, portando la nostra bellezza e i nostri valori a 800 milioni di nuovi consumatori che da qui al 2020 saranno sul mercato globale. Allora, piaccia o non piaccia, il nostro governo ha una strategia molto chiara. È il motivo per cui, anche quando mi dicono, ah, ma poi potresti andare a votare, potresti avere la legittimazione completa, potresti andare... Tante volte mi verrebbe, anche in questa settimana che hanno iniziato a dire chissà chi vince le elezioni, mi verrebbe voglia di dire o vediamo, via. O vediamo se gli italiani vogliono scegliere Salvini, scegliamo Salvini, va bene. Non abbiamo mica paura noi. Però questo non è ciò che serve all'Italia. Ciò che serve ai nostri figli per trovare lavoro è che finalmente, fatte le riforme, ci sia qualcuno che va in Europa a dire ehi, è arrivato il momento di credere negli investimenti un po' di più di quanto faccia il piano Juncker. È arrivato il momento di dire che se credi a un'Europa solida e solidale non può essere soltanto l'Europa dello spread e dei bilanci comuni. Ecco perché io gli vado a raccattare la barca con 400, 500, 600, 700 morti. Da un lato perché c'è un valore di civiltà a andare a seppellire quei nostri fratelli e le nostre sorelle che sono morti. E dall'altro perché i leader europei devono capire che l'Europa è qualcosa di diverso dal semplice insieme di cifre. Direttore, questa per me è la sinistra, che non è la sinistra del Podemos o del Dovemos. È la sinistra che si preoccupa di farsi carico degli ultimi e di investire sulla crescita. Ma in Italia lo puoi fare soltanto se hai il coraggio di dire che le riforme prima si fanno. E quando io dico che si fanno le riforme, non dico che si fanno i tavoli per rinviare. Ecco perché dopo le elezioni qualcuno ha detto, beh, adesso vi fermerete un attimo. Ci fermiamo. Più decisi di prima, più convinti di prima. Più convinti che l'Italia è una bicicletta che sta in piedi soltanto se corre, se ha un equilibrio, soltanto se riesce finalmente a pedalare.
a quelli che vogliono bloccare l'Italia, io rispondo: potete mandarci a casa, ma non potete fermarci. Sì, però vede, non tutti quelli che le fanno delle obiezioni o che la criticano anche pesantemente vogliono fermare le riforme. Sono per l'immobilismo, sono per tornare indietro. Questo è uno schema, uno schema astratto. Cioè ci sono persone che hanno opinioni diverse dalle sue. L'ho detto sulla scuola, che noi non sono gufi molto. E che non sono gufi. Beh, allora. No, lei ogni tanto dà l'impressione che ogni volta che ha il bivio tra una scelta politica e una scelta muscolare, sceglie la scelta muscolare. Non io ricordo solo... il suo editoriale sulla legge elettorale, e ne abbiamo anche discusso. Continuo a pensare, abbiamo naturalmente opinioni diverse, ed è anche il bello. Viva Dio. E poi è inevitabile. Ma è normale. Io penso che se in quel passaggio sulla legge elettorale io avessi fermato le macchine, avessi dato ascolto a chi come lei, in assoluta logica e conseguenza direi intellettuale di un ragionamento serio, diceva: ehi, questo non è il momento della prova muscolare, se avessi fatto così avrei fatto un danno per il PD e per l'Italia. Questa è la mia opinione. Dopodiché, oh, si può sbagliare. Penso sulla legge elettorale di non aver sbagliato, sulla scuola sì. Ma la cosa bella è che finalmente la politica sta facendo le cose, le sta facendo pensando al futuro dei prossimi 20 anni. Perché dopo 20 anni in cui tutto il tema era Berlusconi sì, Berlusconi no, tutto il tema era ideologia sì, ideologia no, è arrivato il momento di scrivere una storia nuova, una pagina nuova, e noi lo facciamo con tutto l'entusiasmo, l'energia e la grinta di cui siamo dotati. Sì, io penso che voi avete fatto come PD, e lei come segretario del PD, un capolavoro politico con l'elezione di Mattarella. Se mi permette, una persona che rappresenta l'Unità Nazionale, che ha una lunga esperienza delle istituzioni, le conosce da dentro, che è un difensore della Costituzione, anche per essere stato membro della Corte, giudice della Corte, che non è stato scelto nella schiera dei suoi fedelissimi e che quindi è capace, immagino, nella lealtà istituzionale, di un'autonomia culturale, di un'autonomia personale, di un'autonomia politica. Sono d'accordo con chi ha proposto quel nome. Perché non ha fatto tesoro di questo risultato? Come l'ha costruito questo risultato? Prima ha compattato il PD, ha scelto un uomo che era stato indicato nella terna la scorsa volta, quindi la minoranza non poteva dire nulla. Poi l'ha portato alla valutazione delle altre forze politiche, i grillini si sono smarcati, Berlusconi si è chiamato fuori, secondo me sbagliando, e lei è andato avanti, lei ha rotto il patto del Nazareno. No. Beh, l'ha rotto, ha preso atto che si era rotto. Berlusconi ha fatto tutto da solo. Sì, ma non ha subordinato spesso la scelta del Presidente della Repubblica alla tenuta del tavolo del Nazareno, quindi è andato avanti per la sua strada. Perché non ha fatto tesoro di questo capitale politico che aveva costruito in parte con le sue mani? Il PD unito può essere un player del sistema anche per la debolezza degli altri. Può essere non solo partito di maggioranza relativa, ma la spina dorsale del sistema politico istituzionale. Perché rinuncia a tutto questo e si accontenta di essere segretario quasi di metà del PD? Beh, diciamo, direttore, questa sua lettura è una lettura che io personalmente non condivido, come però lei sa, quindi non stiamo dando una notizia. Non condivido profondamente la sua lettura. Io sono partito con il patto del Nazareno e mi sono sentito dire tutto di tutti. Ho detto: per me le regole si scrivono insieme. Abbiamo portato la legge elettorale e la mia minoranza, il PD, ha detto: ah, fai gli accordi con Berlusconi. Io ho detto: sì, gli accordi istituzionali si fanno con tutti quelli che ci stanno. Ho proposto a Grillo di fare l'accordo con noi, ci ha detto di no, con un'eleganza e uno stile che vi evito di... andate a cercarvi come Grillo rispose alla mia proposta. Perché 16 dicembre 2000 e Repubblica del 16 dicembre 2013. Andate a leggere la elegante risposta di Beppe Grillo. Bene, Berlusconi c'è stato, abbiamo discusso, abbiamo portato la legge elettorale, la mia minoranza ha votato contro, dentro la discussione del PD, una parte della mia minoranza, non tutta, perché sarei scorretto a dire questo, come pure sulla riforma costituzionale, una parte di loro dicendo: ma come? Preferisci fare l'accordo con Berlusconi che non con noi? Per 6 mesi, chissà cosa c'è dentro il patto del Nazareno, sembrava un Kinder sorpresa. Non si sapeva che cosa ci fosse. Si andava sui giornali, non parliamo di Repubblica, altri, si parlava di strani odori dentro il patto del Nazareno. Si continuava a dire che col patto del Nazareno io avessi consegnato la RAI a Berlusconi, le TV a Berlusconi, perché quella ce l'ha già, vabbè. Che avessi detto a Berlusconi: scegli il Presidente della Repubblica. Dimenticando che erano stati altri a dire a Berlusconi nel 2013: scegliti il Presidente della Repubblica, perché non l'avevo mica detto io allora.
altri portarono una terna e fecero scegliere a Berlusconi. E io che dicevo in modo abbastanza ripetuto, tant'è che qualcuno dei miei amici mi ha detto: Matteo, sono i primi segni di un rimbambimento mentale, continui a ripeterle. Dicevo: non c'è il Presidente della Repubblica nel patto del Nazareno, e tutti sorridevano. Lo vedremo. Siamo arrivati a votare le riforme, abbiamo votato le riforme, la mia minoranza ha votato contro le riforme, una parte dicendo: hai fatto l'accordo con Berlusconi, chissà cosa c'è dietro il patto del Nazareno. Andiamo all'elezione del Presidente della Repubblica e io prendo Berlusconi e dico: guarda, ho fatto un'analisi complessiva, secondo me su Sergio Mattarella si chiude bene tutti. Berlusconi a quel punto distrugge tutto, al punto che Brunetta voterà contro una legge definendola fascista, la legge elettorale che Berlusconi aveva votato al Senato, quindi Brunetta dà del fascista a Romani, perché questo è così accaduto. Una volta che si è terminato, cosa succede? Berlusconi non vuol più votare la legge elettorale e la mia minoranza mi inizia a dire: vuoi fare la legge elettorale senza Berlusconi? Oh ragazzi, no, perché è una roba che se uno non ha un bel carattere c'è da sedersi, da sentirsi male, Sono stato, non ho trovato tanti rimpianti sul patto del Nazareno quanto quelli fatti da chi aveva contestato per un anno il patto del Nazareno. Allora, in cui no, non applaudite perché sembra che non ho capito se applaudite il patto del Nazareno, Brunetta o la minoranza, quindi fate per benino. La conclusione finale di questo ragionamento qual è? Si va in aula e viene detto: noi non voteremo le riforme perché manca il centrodestra. E dico: scusate ragazzi, manca perché sull'elezione del Presidente della Repubblica abbiamo scelto di fare un patto dentro il PD e non fuori. È vero. A questo punto cosa accade? Ho letto i giornali di qualche giorno fa, un autorevole esponente della minoranza ha detto: ora vediamo, se Berlusconi tornerà al tavolo delle riforme, vediamo se Renzi sceglie noi o Berlusconi. Ragazzi, riprendiamoci, diamoci una calmata. La legge elettorale è andata, via. La riforma costituzionale nel merito è la riforma che da 70 anni chiedono i partiti, perché il bicameralismo paritario fu una scelta a ribasso della Costituente. Io sono grato a chi, a partire dai Presidenti della Repubblica, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano prima, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella poi, ci ha ricordato che in Assemblea Costituente la discussione sul bicameralismo paritario vedeva da un lato il PC che voleva il Senato delle autonomie locali, dall'altro la DC che voleva il Senato delle professioni. Siccome non si trovarono d'accordo, fecero il Senato fotocopia della Camera. Il Senato fotocopia della Camera è un errore tragico per le istituzioni. Ti fa fare due volte lo stesso giro. Voti la fiducia all'uno e voti la fiducia all'altro. Allora, sulla riforma costituzionale troveremo i punti di equilibrio, ma bisogna chiudere. Tener compatto il PD è responsabilità, certo, di chi lo guida. Certo. Ma caro direttore, c'è bisogno di delle regole condivise. Perché io torno da dove sono partito e torno da voi. Uno può pensare tutto il male possibile, può decidere di non votare il candidato perché non gli piace quello che è uscito. È legittimo, è la libertà. Ma se aderisci a un partito politico e perdi una battaglia dentro il tuo partito politico, non hai diritto di uscire spaccando la porta e portando via il pallone. Ve lo dice uno che, avendo perso un'elezione, e mi fa ancora male, perché quelli che vi dicono che perdere fa bene vi prendono in giro, vi prendono in giro, perdere fa un male cane e ti senti morire, ed è il motivo per il quale alle donne che hanno perso la battaglia per la presidenza della regione io non vado il giorno dopo a fare Maramaldo accoltellando alla schiena come sta facendo qualcuno, perché so che cosa significa perdere. Però quando si perde e stai dentro una comunità, dai una mano a chi vince, non ti permetti di spaccare tutto, perché se fai così è finita la storia del Partito Democratico. Ci hanno dato 15 minuti supplementari, ce li siamo mangiati. Lei oggi pagherebbe per i supplementari. Ci mandano via. Lei pagherebbe per i supplementari, dica la verità oggi. Direttore è un grande tifoso della Juve, quindi è lì che... Il Presidente non sa che abbiamo organizzato questa sera, essendo un giornale, avendo l'obbligo di coprire gli eventi di cronaca, non era previsto che un italiano arrivasse in finale, abbiamo organizzato maxi schermo nella sala delle grida del Palazzo della Borsa,
con un Twitter time, con i nostri inviati a Berlino, con tutti i cittadini che partecipano e con i nostri giornalisti presenti in sala. Quindi andrò a vedere la partita lì. Non me l'aspettavo da lei, che lei andasse a vedere la partita. Ero convinto che stasera facesse un dibattito sulla globalizzazione, invece... Senta, facciamo... No, voi immaginate che io sono tifoso fiorentino, no? Quindi, ovviamente, mi hanno detto, dice, devi dire Forza Juve. Io ho detto, auspico il successo di una squadra italiana. Mi sembra che sia la cosa più corretta dal punto di vista del... Domani c'è il G7, quindi se... No, vabbè. Senta, per scaramanzia non dico nulla. Sul G7. C'è un nodo che tiene tutta questa discussione aggrovigliata dentro il PD, dentro la sinistra, e persino la discussione che ogni tanto ci piace fare sui destini della sinistra. C'è una battuta tra me e il Presidente del Consiglio. Lui nel New Labour vede più New, io vedo Labour. Penso che siano necessari tutti e due per una forza di sinistra e che sia possibile farlo. Ma il nodo è questo partito della nazione che lei ha evocato, che non esiste, ma per il quale sono già aperte le iscrizioni all'equivoco, nel senso che... Allora, quello che io penso è molto semplice, vorrei che però lei lo spiegasse come ultima risposta qui. Se partito della nazione significa una formazione politica, una cultura, una tradizione che nasce nel campo della sinistra con le radici ben piantate, il fusto che cresce a sinistra, ma per la prima volta con le fronde che sono capaci di arrivare fino al centro e intercettare interessi ceti, beh, allora è quello che la sinistra aspettava da sempre e che non ha mai avuto. Deve essere post-ideologica per poterlo fare, deve essere moderna, occidentale, europea, finalmente risolta. Ben venga, verrebbe da dire. Ma se invece è un partito che invece della nazione è della sostituzione, in cui si usano ceti e interessi per sostituire altri ceti e interessi da cui ci si mutila, allora è un'altra cosa e credo che molta gente non ci stia. Lei si è fatto una domanda e si è dato una risposta. No, la deve dare lei. No, la risposta. Io sono la 1. Com'è? La 1 o la 2? La 1. Sono assolutamente convinto come del ragionamento che lei ha fatto. Io sogno questo. Io sogno un partito democratico che sia partito della nazione inteso nel senso di saper parlare a tutti. Di non avere la puzza sotto il naso. Di capire che quando vai alle elezioni devi andare a prendere i voti di quegli altri anche, certo. Ma lo fai partendo, come ha detto lei, dalle radici di quello che sei, dalle proposte di quello che sei. Col tuo nome, il tuo cognome, la carta d'identità. Con la carta d'identità come aperta. Come ha fatto Mitterrand, Blair, Schröder. Come hanno fatto quelli che hanno vinto. Perché c'è quella frase meravigliosa di Tony Blair, che tutti contestano dentro una certa sinistra. Ma lasciatemelo dire, è l'unico che in Inghilterra ha potuto cambiare le cose. Perché se voi volevate ancora la Thatcher, potevate accettare la Thatcher. E in Inghilterra se ci fosse stato David Miliband... anziché Ed Miliband, Ed sostenuto dai sindacati inglesi, Ed sostenuto dalla sinistra radicale inglese, se ci fosse stato David, lì poi c'era una guerra di fratelli meravigliosa, ma lasciamo stare, se ci fosse stato David anziché Ed avremmo vinto probabilmente, o comunque ce la saremmo giocata, Cameron non avrebbe vinto nel modo con il quale ha vinto, però rispondo al direttore e chiudo, è evidente che la risposta è la prima, dobbiamo essere più capaci di raccontarlo, sono d'accordo con lei, dobbiamo però anche essere capaci di liberarci di una certa... attitudine di una parte della sinistra a pensare, lasciatemelo dire così, che il futuro sia il nostro problema. Dobbiamo cancellare non il sentimento della nostalgia, che è bello, ma l'idea che la pagina più bella del paese sia già avvenuta. Mi spiego. La sinistra che io immagino non è soltanto la sinistra che deve fare pulizia, ce lo siamo detti più di quanto ha mostrato di saper fare. Noi dobbiamo dire con chiarezza che il PD deve essere il partito che fa davvero pulizia in modo categorico, più di quello che abbiamo fatto. Non è soltanto il PD che cerca di riportare i posti di lavoro, come stiamo facendo e come dobbiamo fare. Non è soltanto il PD che cerca di portare una nuova selezione di classe dirigente, tante donne alla guida del paese, tanta investimento sul domani. C'è un punto su cui il PD non ha mostrato ancora la sua forza. È un racconto di paese che sia un racconto basato sulle speranze. La sinistra vince da Mitterrand in poi in Europa quando racconta una speranza possibile. Noi abbiamo troppo spesso lo sguardo rivolto al passato come al luogo in cui tutto andava bene e al futuro come luogo della preoccupazione. Lo dico a quelli più anziani, vi capisco quando guardando le condizioni dei vostri nipoti siete preoccupati, ma voglio chiedervi una mano, questo deve fare il PD nei prossimi 3 anni. Ed è questo il motivo per il quale siamo tristi per l'alto astensionismo. Noi dobbiamo andare a riprendere le persone, a raccontare che l'Italia
non è quella schifezza che ci viene raccontata da chi spera sempre che ci sia un incidente, una crisi in una fabbrica, un barcone che affonda, un immigrato da colpire. C'è una sinistra che non è la sinistra che dice andava tutto bene in passato e non va bene adesso. C'è una sinistra che racconta un futuro che è possibile, che è bello, che è fatto di coinvolgimento. E dall'altro c'è una destra che è la destra populista che ti dice che va tutto male ed è la destra che abbiamo visto oggi a trazione leghista. La partita è lì. Il partito della nazione non è il PD che sostituisce tutti. È partito democratico contro partito repubblicano. Io vorrei che fosse partito della speranza contro partito della rabbia. Partito della pulizia contro il partito dei falsi in bilanci mantenuti in bilancio, mantenuti a lungo e fatti nel modo che ricordiamo. Se riusciremo a far questo, caro direttore, anche il campanello d'allarme delle regionali sarà utile. Se riusciremo a far questo, anche la discussione interna sarà utile. Però dobbiamo fare una cosa, dire che il tempo migliore per l'Italia lo dobbiamo costruire noi. Riuscire a coinvolgere le persone in una speranza che è una speranza che noi siamo in grado di costruire con le nostre mani. E farlo senza guardare all'ideologia, ma guardando agli ideali, che è un valore per me molto più importante che l'ideologia. Senta, l'ultimissima. Io penso che una leadership si misuri anche dalla capacità di tenere insieme la comunità che guida, la comunità. Questo l'avevo intuito. E quindi si misura anche dalla capacità di rappresentarla, la comunità, non solo di comandarla. Lei domani è la direzione del PD, no? La prima dopo il voto elettorale. Ci va vestito così o con quella mimetica con cui è andato in Afghanistan? Nel senso, va a cercare un'intesa? Si potrebbe aprire il dibattito. Le dico che potrebbe essere stupito. Se pensa alle email che riceviamo dagli iscritti del PD, molti vorrebbero che ci andassimo non con la mimetica, ma direttamente con il reparto speciale. Perché le email che sto ricevendo sono basta! Non è possibile fare una campagna elettorale in cui dal primo giorno chi sta dentro il partito parla male del partito tutti i santi giorni. Questo è quello che ci sta chiedendo la nostra base. Però, direttore, sono molto più stanchi i nostri di quello che probabilmente anche voi immaginate. Chi gira per le cucine nelle prime feste dell'unità trova gente che non ha votato per me alle primarie che dice falli fuori tutti. Non è questa la soluzione. Non è questa la soluzione. La soluzione è quella di fare una riflessione vera su quello che è accaduto, di offrire uno spazio di dibattito vero, di chiedere lealtà nei comportamenti, perché se non ci sono codici di condotta e regole del gioco insieme e se uno in nome del proprio interesse rompe le regole del gioco non c'è futuro per una comunità, ma dire anche che il PD ha una responsabilità storica. Siamo il partito più votato in Europa, siamo al governo di quasi tutta l'Italia, ahimè senza la Liguria, abbiamo una straordinaria forza nei territori che dobbiamo utilizzare meglio, certo abbiamo anche molte contraddizioni come tutti coloro i quali hanno grandi numeri, però noi siamo il partito che può restituire speranza all'Italia. C'è un'ultima cosa però che voglio dire, scusi se me la prendo scusandomi con lei. Io sono partito per andare in Afghanistan perché non l'avevo mai fatto da Presidente del Consiglio e volevo farlo per il 2 giugno. Hanno detto, è fuggito dopo le elezioni, come se tu fissi col Presidente della Repubblica Afghana dalla mattina alla sera. Dice, scusami, siccome ho perso la Liguria, posso venire a prendere un tè a Kabul o a Herat? No, perché siamo a questo livello. Siamo a questo livello. I miei che mi chiedevano, Matteo, non partire, abbiamo perso la Liguria. Ragazzi, abbiamo perso la Liguria. Cioè, mi dispiace, però... siamo 17-3, cioè non è che poi siamo no Matteo non andare via. Mi lasci dire, siccome c'è stato un po' di polemiche sulla mimetica, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri va in Afghanistan va innanzitutto a omaggiare 54 italiani che hanno perso la vita e va a omaggiarli sapendo che è accaduto la settimana dopo l'evento in cui avevamo ringraziato gli americani in Italia e un mese dopo Marzabotto. Allora, ci sono delle, dopo la nostra visita a Marzabotto per i 70 anni della resistenza, ci sono delle cose su cui bisognerebbe riconoscersi in dei valori condivisi come italiani. E invece utilizzare anche queste cose qua, come è accaduto da una parte dell'opposizione, dicendo scappa in Afghanistan non si scappa.
In Afghanistan si va a dire grazie a dei ragazzi che sono morti per noi e si va a dire grazie ai soldati italiani e alle forze di cooperazione internazionale che lavorano in Afghanistan. Poi la discussione interna facciamola. I francesi, i tedeschi, gli inglesi, quando vanno all'estero parlano sempre bene del loro paese. Io vado all'estero e trovo sempre quello grillino che dice siete tutti mafiosi, quello leghista che non ha ancora capito dov'è, dice voglio uscire dall'euro, riprendiamolo perché sennò scappa, quello che bisogna smettere di non riconoscersi in dei valori condivisi. Io credo che ci siano delle cose in cui prima che di essere di un partito politico si è italiani, e la visita alle truppe in Afghanistan va in questa direzione. Grazie Presidente del Consiglio.